Aggiungo a quello che ha detto il collega Gianarelli, la problematica è anche legata a quelle che sono delle affermazioni che vanno anche contro addirittura al PRP che era già stato approvato sul porto e quindi dà da pensare che questo tipo di ulteriori affermazioni portino di nuovo alla discussione del PRP. Quindi si tratta a questo punto di stabilire e chiarire se va rifatto addirittura questo piano. Ma volevo soffermarmi principalmente sulla problematica legata al mancato invito del rappresentante di tutti i cittadini della città che è maggiormente influenzata, che fa parte di questo progetto, che è la città di Livorno, che non è solo un waterfront, ma fa questa città anche la parte che è relativa a quella delle aziende, della popolazione. Di tutte le strutture e infrastrutture che sono dietro appunto al waterfront. Questa è stata una mancanza a dir poco imperdonabile. La mancata presenza del sindaco veniva in un certo modo, come dire, giustificata oppure coperta dalla presenza del sindaco di Colle Salvetti, che sì, rappresenta l'area relativa al centro intermodale che è dietro a quella che è appunto sempre la parte che riguarda Waterfront dove incide questo progetto della Darsena Europa. Ma è anche vero che quel progetto lì, mi riferisco al centro intermodale, è un progetto che tra l'altro non è nemmeno ancora finito. Si parla di un progetto della metà del secolo scorso. E questo già dà un'idea di quelle che sono le intenzioni che vogliamo intraprendere, che la Regione vuole intraprendere nel costruire una Darsena Europa che debba dare uno sviluppo a un'area che è una delle 9 in tutta Italia, aree di crisi complessa, 3 solo in Toscana, e questo non ve lo dovete portare come un merito, questo è un vostro demerito, un demerito di chi ha governato la Toscana e non è stata capace di porre rimedio a quello che la crisi avrebbe portato appunto a un risultato così eclatante. Ben 3 delle 9 crisi, delle 9 aree di crisi complessa si trovano in Toscana e non è un merito, non ve ne dovete fare un merito, tanto ora arrivano i soldi. Avete causato il problema. E questa è la vostra colpa. E direi piuttosto che dovremmo concentrarci su quelle che sono le problematiche appunto di una città e dargli delle risposte immediate, non a 5, 7, 10 anni se tutto va bene, ma abbiamo avuto delle esperienze precedenti che ci fanno pensare tutto il contrario, e che siano immediatamente appunto di risposta a quelle che sono le necessità di una città che è senza lavoro, che ha un alto numero di disoccupati, che ha delle problematiche che stanno affrontando, la Giunta sta affrontando, senza l'aiuto e il sostegno della Regione. Dove sono 24 milioni di euro che la Regione tiene fermi e non manda al Comune di Livorno? Stiamo chiedendo anche questo da questi banchi. Vogliamo sapere questi soldi dove sono e perché non vengono rilasciati, perché non vengono mandati al Comune, a questa amministrazione a 5 Stelle eletta dalla maggioranza dei cittadini livornesi. Ripeto, dobbiamo intervenire subito perché la problematica è molto, molto seria. Mancando questi soldi verranno anche a mancare quelli che sono i fondi per pagare gli stipendi dei dipendenti comunali. E alla fine dell'anno stanno finendo anche quelli che sono gli aiuti, i contributi che ci vengono dagli ammortizzatori sociali. Da dicembre saranno ancora più gravi queste problematiche, verranno a mancare anche questi soldi. Vogliamo trovare qui in via Cavour davanti al nostro portone tutte queste persone, dipendenti comunali e disoccupati che hanno perso, che non hanno più nessun tipo di sostegno, li vogliamo trovare qui davanti a protestare? Perché qui verranno mandati di sicuro. Grazie Presidente.